Bentornati ragazzi sul mio canale. Oggi un'uscita un po' particolare. Andremo a San Benedetto dei Marsi, niente poco di meno, a prestare servizio con il nostro camper per una persona molto molto famosa. Niente poco di meno, andremo stasera per un concerto di Marco Masini. Prestare servizio nel camper a disposizione del cantante per cambiarsi, per mangiare qualcosa, per le sue cose in pratica, prima e dopo il concerto. Ragazzi, oggi la vedo dura, durissima. La strada è bloccata per un incidente dove per arrivare mi ci volevano 1 ora e 40 in più. Siamo usciti dall'autostrada, ma adesso il pezzo che devo percorrere per arrivare sulla statale adriatica, che comunque credo sarà un casino, è tutta bloccata. Guardate un po', c'è una fila enorme perché tutti stanno uscendo dall'autostrada. È impressionante. Io dovrei stare lì alle 17, il navigatore mi dice le 17, ma non credo che riesco a stare a quell'ora, quindi presumo, se tutto va bene, tra le 17:30 e le 18. Un bordello, ragazzi, un bordello per riuscire ad arrivare all'autostrada di Francavilla, perché hanno bloccato dopo l'uscita di Ortona per un incidente, da quello che mi è stato detto, e c'è un casino. Adesso devo prendere l'autostrada e da qui mi ci vorrà circa 1 ora e 15, 1 ora e 20 ancora per arrivare, quindi sto in un notevole ritardo programmato. Dopo ormai sono 2 ore e mezzo di cammino, siamo riusciti a fare 90 km. Pazzesco, ragazzi. Ho dovuto fare una strada interna e lasciare la statale 16 perché stava diventando critica anche quella. In pratica ho risparmiato più di mezz'ora deviando all'interno. Ho fatto un po' di curve, però dai, ce l'abbiamo fatta. Adesso sono le 16:45, quindi sono le 5:15, calcolando che io a quest'ora dovevo già trovarmi a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell'Aquila, e beh, ci sarò fra 1 ora e 15, 1 ora e mezzo, quindi amen, farò 1 ora di ritardo e più, già è stato tutto avvisato. E siamo alle 16:45, stiamo prendendo l'autostrada, ragazzi. Diciamo che ce l'abbiamo quasi fatta. Adesso, se mi fanno passare, perché io c'ho, non il Green Pass, ma c'ho il Telepass. Ok, ragazzi, 16:46, autostrada. Siamo riusciti ad arrivare in tempo, abbiamo tutto preparato, perché quando arriverà Masini, qualche rinfresco, tutto pronto. Ok, ragazzi, poi speriamo, se vediamo se possiamo fare qualche video insieme al nostro Masini. Siamo qui, siamo arrivati, come vi ho detto prima, abbiamo sistemato il camper e in attesa del Marco Masini. Adesso c'è la messa, sentite sottofondo, non so se sentite la mia voce, però sentite i canti religiosi. 1980 Marco, 1981, Masini, piena pandemia, sono riuscito a vedere Don Franco, per la tua unicità nell'averci raccontato per anni e sempre con lo stesso ardore la storia di Marietta. Sii per noi sostenitore e protettore e accompagnaci dal cielo verso questa nuova esperienza, insieme al nostro piccolo angelo Zelio. Accettiamo questo testimone dal Comitato Classe 1981
consapevoli del duro lavoro che ci aspetta, ma con l'animo colmo di entusiasmo e il cuore grato per l'esempio effettivo che può essere alla vostra. Adesso sta appena entrando nel camper il nostro Marco Masini, nel camper di Ballon Camp. Che Marco Masini finisca le prove e poi inizierà il concerto, noi ci facciamo un giro. Abbiamo acquistato anche i biglietti della lotteria, un euro, un biglietto, vediamo un po' se vinciamo il nostro primo premio, con la fortuna che mi trovo, però hai visto mai, non si sa mai. Qui c'è una mostra artistica. Bravo Marco, grazie per essere tornato in Abruzzo, grazie veramente di cuore Marco. A voi ragazzi, grazie. Ragazzi, sono 1:25, sono appena arrivato, abbiamo finito il concerto, o meglio ha finito il concerto Marco Masini, ho ripreso il camper e mi sono diretto verso Aielli per pernottare qui questa notte, per non affrontare 3 ore di viaggio e tornare a casa. Allora, pernotto ad Aielli, domani mattina vi farò vedere un bellissimo panorama che avete già visto in un altro video, e domani mattina sono a colazione del nostro amico Antonino, sì, perché mi sono fermato proprio sopra casa di Antonino, però adesso sono 1:30, quindi lui penso che stia dormendo. Gli ho detto di preparare la colazione per domani mattina, adesso vediamo se me la fa trovare la colazione, se mi fa trovare un buon caffè. Niente ragazzi, per adesso buonanotte e ci vediamo domani mattina, ciao! Buongiorno ragazzi, ci siamo svegliati qui ad Aielli, un bellissimo panorama, ma già lo conoscete. Lì sopra abbiamo lasciato il nostro camper e lo vedete un po' dai miei occhi, ho ancora sonno ma devo ripartire. Adesso ci andiamo a prendere un bel caffè a casa di Antonino. Vamos! La Torre delle Stelle di Aielli. Tanta roba. Camperino abbiamo lasciato lì sopra, qui sotto c'è la casa di Antonino. Puntana, quasi quasi andiamo lì in fondo per la casa di Antonino.
abita in un posto fantastico sotto questa bellissima montagna, un posto, sentite, non c'è assolutamente rumore, a parte qualche macchina, però si sta risvegliando un po' il paese a quest'ora, quindi. Ma questa notte, ragazzi, la temperatura era perfetta, anche un poco freschino, ma si stava benissimo sotto le coperte e si è dormito da Dio. Ed eccoci qua. E guarda chi ci apre la porta. Antonino, buongiorno. L'abbiamo beccato proprio al suono della campanella. Buongiorno Antonino. Sì. Ero passato per un caffè, ragazzi, ma alla fine guardate un po', un bel tazzone. Adesso ci faremo una bella zuppetta di latte. Siamo pronti per ripartire e tornare a casa dopo la colazione con Antonino. Abbiamo rimesso in moto il camper e adesso direzione casa. Approfittiamo per mettere un po' di gasolio perché sono rimasto un po' a secco e qui pare che il prezzo sia ancora buono.